droga all'Isola dei Famosi, la scelta shock Mediaset, ecco cos'è successo. Scandalo droga all'Isola dei Famosi 2018, scoppia la bufera dopo la scelta Mediaset. Che grande attesa per la messa in onda della terza puntata, video, in diretta del cancelletto Isola dei Famosi 2018 che andrà in onda questo lunedì 5 dicembre su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che dopo una settimana di attesa, verrà finalmente fatta chiarezza sullo scandalo droga che è stato portato alla ribalta la scorsa settimana da parte di Eva Anger, la quale ha voluto denunciare Francesco Monte in diretta televisiva, dicendo che il giovane concorrente avrebbe fatto uso di marijuana durante i giorni che hanno preceduto lo sbarco ufficiale in spiaggia. Francesco Monte sarà squalificato dall'Isola dei Famosi? Una confessione a dir poco shock che ha lasciato senza parole i tantissimi fan del cancelletto Isola dei Famosi, i quali sono quasi rimasti increduli di fronte alla confessione shock di Eva Anger. Sì, perché nell'ultimo periodo il pubblico da casa che segue Canale 5 ha conosciuto Francesco Monte nelle vesti di fidanzato lasciato in diretta dalla sua ex Cecilia Rodriguez all'interno della casa del Grande Fratello VIP. Adesso, invece, questa visione angelica di Monte è stata indemoniata dalla Anger che ha fatto tale confessione a dir poco clamorosa in diretta televisiva su Canale 5 davanti a quasi 6 milioni di spettatori. Sta di fatto che dopo l'esplosione di questa bomba, Mediaset ha fatto sapere di aver preso una decisione ufficiale su quello che sarà il provvedimento finale nei confronti di Francesco Monte dopo lo scandalo droga. Nel dettaglio, infatti, dal Biscione hanno fatto sapere che verrà fatta una vera e propria indagine con la quale si dovrà scoprire la verità su quanto è accaduto in Honduras. La clamorosa scelta Mediaset dopo la bufera droga all'Isola dei Famosi. Lo scopo, quindi, è quello di poter analizzare nel dettaglio i filmati di quei giorni per capire se davvero Francesco Monte ha fatto uso di droghe oppure no, video, nel corso di quei giorni, così come ha sostenuto Eva Anger lunedì scorso. Insomma sembrerebbe proprio che Monte rischierebbe la squalifica dalla trasmissione di Canale 5 ma non è detta ancora l'ultima parola. Sì, perché questa mattina sulle pagine del sito web da Gospia, è stata riportata la clamorosa news secondo la quale Mediaset potrebbe imporre un silenzio stampa ad Eva Anger nel corso della terza puntata in diretta dell'Isola dei Famosi di questo lunedì. L'ex naufraga, quindi, potrebbe fare dietrofront dopo le accuse shock che ha mosso contro Francesco Monte in diretta.